Anche a Silvi nel fine settimana tante persone si sono riversate sui marciapiedi per la classica boccata d'aria. Da un lato la voglia di riassaporare un po' di libertà dopo il lockdown, dall'altro però la necessità di mantenere distanziamento sociale e indossare le mascherine. Su questo il sindaco Andrea Scordella ha ravvisato un cedimento della collettività e ieri pomeriggio ha lanciato un appello a mantenere buoni comportamenti e non vanificare quanto di buono fatto in precedenza, con particolare riferimento ai più giovani e ai loro genitori che debbono indirizzarli verso le buone pratiche. Sì, perché abbiamo visto che in questi giorni soprattutto gruppi di ragazzi dai 15 ai 20 anni si affollano lungo le strade cittadine, nel lungomare, e abbiamo la preoccupazione che l'atteggiamento non responsabile di questi ragazzi possa comunque generare una criticità sul nostro territorio. Dunque siamo convinti che i genitori devono vigilare nei propri ragazzi, soprattutto facendogli capire e responsabilizzandoli per garantire la sicurezza di ognuno di noi e soprattutto per l'intera città di Silvi. In caso di ulteriore indisciplina si può pensare a nuove restrizioni sulla scorta di quanto minacciato dai sindaci di Pescara e Milano. Scordella la vede così. Noi non vogliamo arrivare a questo. Sarà un'ipotesi a cui verrà valutata e vagliata, naturalmente chiedendo anche risposte al Comitato d'Ordine Provinciale di Sicurezza Pubblica. Noi siamo convinti che Silvi si è comportata benissimo nella prima fase e con la propria forza di volontà potrà sicuramente uscire anche dalla seconda fase in maniera egregia. Naturalmente c'è bisogno della collaborazione di tutti i cittadini. Alla guida di un comune che punta sul turismo, Scordella invita il governo ad accelerare i tempi. Questo clima di indeterminatezza genera sicuramente preoccupazione da parte di tutti, soprattutto delle attività produttive. Lo Stato ci deve garantire quelle indicazioni, quelle linee guida a cui tutti noi auspichiamo che arrivino nei prossimi giorni, perché siamo in ritardo, la stagione estiva è alle porte, non possiamo permetterci di perdere almeno 3-4 mesi di lavoro, perché altrimenti a settembre avremo una situazione di disagio socio-economica devastante per il nostro territorio.